un processo complicato, complesso, difficile e di conseguenza è fondamentale che però i social media in questo caso non vengano demonizzati a riguardo, poiché possono offrire comunque diverse possibilità. Invece nella seconda fase del suo pensiero, con la pubblicazione del suo secondo libro nel 2011 che si chiama Alone Together, è come se appunto si assistesse ad un cambio di paradigma, ad un cambio di pensiero. In questo caso lei inizia a concentrarsi maggiormente sull'aspetto più negativo dell'utilizzo dei social media e inizia appunto a notare tutta una serie di aspetti che nella prima fase del suo pensiero non notava, come per esempio il fatto che gli utenti tendono appunto a passare maggior parte del loro tempo connessi nella realtà virtuale piuttosto che nella realtà fisica, quindi offline, e sostiene che questo a lungo andare potrebbe chiaramente portare a più rischi che benefici, tra cui appunto una frammentazione comunque della concentrazione e incapacità proprio di relazionarsi apertamente e non virtualmente con altri soggetti. Poi ho voluto dedicare un paragrafo a parte per parlare del rapporto tra identità e performance, come ha citato prima il mio relatore, e in questo caso ho voluto citare un pensiero diciamo socio-filosofico grazie al contributo dei Tlon, che sostengono che appunto lo spazio fisico e digitale si stia in qualche modo sempre incontrando di volta in volta. Con maggiore utilizzo dei social media si arriva praticamente a perdere la linea di confine tra questi due spazi e quindi tutto ciò che viene mostrato sui social media attraverso i nostri profili social diventa più diciamo un modo per poter performare, per poter far vedere a chi ci segue, indipendentemente dal fatto che si abbiano migliaia di followers, che siano insomma soltanto i nostri familiari a seguirci, si sta comunque performando secondo gli autori. E quindi loro sostengono che è come se quindi il nostro profilo social diventasse praticamente